Ritardo sui tempi previsti, mi provo a concludere molto rapidamente. Ovviamente Molte grazie a Francesca Rodolaro, molte grazie a tutti coloro che hanno partecipato a questa sessione. Parleremo adesso velocemente dei dati del rapporto IEM. Come di consueto quest'anno, appunto come dicevamo questa mattina, nella prima parte del rapporto abbiamo analizzato i principali indicatori del mercato della comunicazione in un rapporto che quest'anno si è arricchito di una parte nuova, che è una parte di benchmark estero, nel senso che poi ci sembrava molto importante da una parte riflettere sull'Italia, ma cercare anche di riflettere sull'Italia in una prospettiva europea, in una prospettiva internazionale. Prego la regia di mandarmi le slide. Partiamo subito da quelli che sono gli elementi chiave che emergono dal rapporto. Innanzitutto delle conferme rispetto al 2005, una crescita importante dell'information communication technology, una crescita molto importante dei media conto editoriale del 3,3%, una crescita importante della pubblicità. Ma questo diventa più chiaro quando andiamo a vedere nel dettaglio le cifre. Da una parte è sempre molto importante ricordarsi però di che perimetro di mercati stiamo parlando, no? Perché poi si parla solamente di crescita, magari ci dimentichiamo che un mercato come le telecomunicazioni mobili ormai è arrivato a 23.000 milioni di euro a fronte di magari un mercato della radio, no? Che sicuramente in crescita e rappresenta anche delle percentuali di crescita molto interessanti, ma che è ancora un mercato che fattura 441 milioni di euro. Quindi questi dati ovviamente vanno tenuti in testa quando parliamo di crescita, perché non ci possiamo dimenticare le professioni. È interessante quando andiamo appunto a vedere i mercati in crescita nel 2006 rispetto al 2005. Risulta evidente la crescita molto importante del mobile content, questo sicuramente è uno dei settori più importanti a tenere sott'occhio, una crescita importante della radio, che però dicevamo a fronte ancora di un fatturato totale comunque molto, molto basso, una crescita importante della televisione, perché poi si dice sempre la televisione in calo, però il fatturato complessivo della televisione continua a crescere, una crescita delle TLC mobili. Quali sono invece i mercati in maggior difficoltà? Le TLC fisse, ma soprattutto l'home video, che ha una fase diciamo, abbastanza stagnante, e in modo abbastanza macroscopico la musica registrata. Mi interessava in particolare mettervi in evidenza però i segmenti di mercati in maggior crescita, perché forse qua si hanno delle novità più peculiari e più interessanti. Andiamo a vedere, infatti è vero che la pubblicità cresce, ma il dato veramente forte ed importante, poi si riparlerà oggi pomeriggio quando parleremo di web television, è il dato su internet, sulla crescita della pubblicità su internet, che è addirittura del 44%, quindi parliamo ancora di mercati piccoli ma assolutamente interessanti e da presidiare. Una crescita del video per quanto riguarda il mobile content, una crescita della pay television, si è parlato molto di pay television stamattina, i dati di crescita sono molto interessanti, una crescita dei servizi dati sulle TLC mobili. Ugualmente invece in diciamo, maggior calo sono mercati come il noleggio per l'home video, ne riparleremo tra un attimo, l'edicola e anche il software per i videogiochi e la fonia. Ma prima di vedere qualche raffronto, come dicevamo, qualche dettaglio in più sui singoli mercati e qualche raffronto col mercato internazionale. Innanzitutto l'efficacia pubblicitaria della PTV, abbiamo esaminato il power ratio di efficacia pubblicitaria che mostra che comunque la pubblicità televisiva tende comunque a rimanere addensata sui network generalisti e mainstream, che sono ovviamente capaci di offrire all'inserzionista una necessaria massa critica. E in Italia l'efficacia pubblicitaria della PTV rispetto a mercati più maturi è sicuramente un'efficacia ridotta, per cui sicuramente mercati in crescita, ma ancora con efficacia pubblicitaria, cioè di valorizzare pienamente l'audience in termini pubblicitari, è ancora ridotta. Una difficile valorizzazione della pubblicità radiofonica, lo dicevamo, cresce, ma ancora però parliamo di cifre e numeri molto piccoli rispetto allo scenario internazionale. Il cinema nella palude è un brutto titolo, ve ne scuso, però purtroppo rende molto l'idea di quella che è un settore fortemente in crisi, con una frequenza media tra le più basse d'Europa, 1,7 volte all'anno al cinema, molto basso. E gli ultimi 10 anni hanno visto l'Italia scendere all'ultimo posto per incassi, poco sopra i 600 milioni di euro, mentre quasi tutti gli altri registravano, come si può vedere dalla figura, degli aumenti sensibili.
Lombino, dicevamo, un mercato sicuramente fermo che paga la crisi del noleggio, della pirateria, il fast sharing e la leva prezzo. Situazione abbastanza sognante anche per i quotidiani, che anche lì pagano, diciamo, una grossa crescita dei cavi collaterali, che sono però giunti a saturazione, quindi in qualche modo il mercato è fermo a fronte nel contempo di un deficit proprio strutturale sulla domanda. Come vediamo, l'Italia verde è un po' veramente un fanalino di coda, con 126 copie diffuse per 1000 abitanti, un tasso di lettura veramente di cui vergognarsi un po'. Le directory, è abbastanza interessante questa cosa sulle directory, perché devo dire poi colpisce, nel senso che da una parte è interessante il posizionamento dei ricavi verso le offerte in media, ma è interessante molto la contestualizzazione dell'Italia nello scenario internazionale, perché si vede in realtà un mercato molto ricco finalmente, no, rispetto agli altri, e probabilmente questo rispetto all'importanza di questa voce di investimento per le nostre moltissime piccole e medie imprese. La pubblicità, un mercato che mostra scarsi casse di crescita, rimane fortemente dominato dalla televisione, ma questo lo dobbiamo ricordare, perché poi noi parliamo di grande crescita della pubblicità su internet, no? Dei nuovi media, però poi insomma, ci ricordiamo che il mercato però italiano è ancora questo, insomma, un mercato in cui chiaramente la televisione la fa da padrone. Il confronto con l'estero, beh, insomma, se andate a vedervi, riuscite a ricostruire attraverso i colori il panorama, è abbastanza interessante, perché vediamo come il nostro mercato è ancora diciamo, un mercato molto tipicentrico e sicuramente sottodimensionato in molti segmenti, no? Mentre altrove basta vedere per esempio il Regno Unito, dove internet, lo vedete in blu, è assolutamente importante, con, no, è un valore molto importante di mercato. Una forte incidenza in Regno Unito e in Germania per i quotidiani, e soprattutto appunto il vantaggio italiano rispetto alla Spagna si va assottigliando, ma questo è evidente in molti settori. L'esplosione dei videogiochi, l'industria del videogioco ha ormai raggiunto delle dimensioni molto importanti in tutti i principali paesi europei, ormai può essere addirittura annoverata fra le maggiori industrie creative, un fatturato superiore al cinema, alla radio e alla musica. Anche in Italia il mercato è relativamente ricco, ma insomma ancora ovviamente parliamo però di numeri inferiori a quelli dei principali paesi. Information Communication Technology, il traino delle TLC mobili, questo è un dato sicuramente noto a tutti, questa forte progressione, lo vedete, è abbastanza evidente dall'immagine del mercato mobile, che non ha conosciuto negli ultimi anni battute dal resto. Le previsioni tra l'altro mostrano come il mercato dei servizi mobili continuerà a progredire senza fermarsi, soprattutto a fronte di servizi dati, SMS, MMS, PAS e content. E la crescita dei servizi mobili avverrà grazie alla sempre maggiore incidenza dei servizi dati appunto di valore aggiunto, superiore a quella degli altri mercati. Quindi chiudiamo con una battuta, una provocazione, e chiedendoci se forse passerà per il telefonino, no, quello che è il dispositivo più amato dagli italiani, il rilancio di molti dei mercati dei media in Italia, la musica, i videogiochi, la radio, la televisiva e perché no alla stampa. Io vi ringrazio e cedo la parola al Ministro Gentiloni, vi ringrazio molto per essere qui.